Radio Radicale, vogliamo occuparci del 60° anniversario del governo Tambroni, in particolare di quello che accade in quella drammatica estate del 1960. Lo vogliamo fare con Fabrizio Cicchitto, che nel 1960 aveva 20 anni ed era un militante della Federazione Giovanile Socialista, che in quelle settimane era molto attiva sul fronte delle manifestazioni che si svolsero in tutta Italia per contestare sia la celebrazione del congresso del Movimento Sociale Italiano a Genova, che contestare il governo Tambroni. Allora, lei, onorevole Cicchitto, che ricordo ha di quell'esperienza e parlando in questi giorni di questi fatti, ha ripensato a come si sarebbe comportato oggi col senno di poi? Ma lì c'è una cosa, alle origini di tutta quella vicenda c'è una cosa stranissima, una sorta di eterogenesi dei fili. Perché allora Gronchi fu eletto Presidente della Repubblica e, diciamo così, il suo kingmaker fu Pietro Nenni, che con un'abilità straordinaria combinò intorno a Gronchi una maggioranza, chiamiamola così, di sinistra-destra, che aveva nelle sue intenzioni, ma anche nelle intenzioni dello stesso Gronchi, lo scopo di forzare la mano anche rispetto agli stessi Fanfani e Moro in vista della costruzione del centro-sinistra, l'apertura a sinistra, chiamiamola come vogliamo. Quindi su Gronchi si combinò insieme il voto di tutta la sinistra, un pezzo di Democrazia Cristiana, però di destra democristiana, o comunque di democristiani che contestavano Fanfani, contestavano tutto, eccetera, e ci fu anche un voto di destra. Ma però il vero cuore dell'operazione era funzionale all'apertura a sinistra, e tutta la cultura di Gronchi era in quella direzione. Tambroni, idem. Tambroni non aveva la statura politica e la cultura di Gronchi, poi si vede, però Tambroni fece al congresso di Firenze della DC, in cui un discorso filo fanfariano e filo apertura a sinistra. Quindi la cosa si mosse così. Nelle intenzioni di Gronchi la designazione di Tambroni doveva servire per costruire le premesse di un'altra cosa. Poi certo c'è un punto che viene messo in evidenza, per esempio, nel libro recente che è uscito di Franzinelli e Giacone 1960, che Tambroni era proprio un uomo, era la quintessenza di un uomo di potere, era stato per anni al Ministero degli Interni e quello era un verminaio, un autentico verminaio. Poi capiamo dal verminaio che c'era intorno a Tambroni, poi quello che è successo dopo, ancora più grave, cioè la strategia della tensione 1969, eccetera, insomma. Era un mondo dei servizi, lui ebbe un nucleo di operativi della polizia che si chiamava il gruppo dei Triestini, insomma, della roba molto molto discutibile, la tendenza a costruire dossier, pedinamenti, ricatti per ragioni sessuali, insomma, tutta una E serie di... lui stesso aveva subito qualche, diciamo, qualche minaccia di ricatto, perché in quel periodo credo che
Dunque si parlava di una sua storia d'amore con Silva Coscina, se non sbaglio. Questa è una ragione di invidia, devo dire, perché me la ricordo una bellissima, bellissima. Quindi, chapeau da questo punto di vista, però appunto per un dirigente democristiano, casa e chiesa, eccetera, un affare del genere era un bel pasticcio. Comunque, quindi tutto comincia in un modo e finisce nel suo opposto, cioè finisce che non si riesce a coagulare nulla di intermedio nella maggioranza di Tambroni e quindi finisce che Tambroni viene appoggiato soltanto dal Movimento Sociale Italiano. Si sganciano nettissimamente da lui, ecco lì, onore al merito, la Saragat, i Repubblicani e lo stesso Malagodi sono nettissimi nel prendere le distanze da Tambroni, e Tambroni, che aveva due componenti in sé, una assolutamente prevalente, di essere un provinciale e un uomo di potere, nel senso più totale del termine. Lui il potere veniva prima di tutto, non il potere inquadrato in una prospettiva politica, il potere in quanto tale. A quel punto, nel momento in cui lui corona il sogno di una vita, cioè di diventare addirittura Presidente del Consiglio, al fondo lui sapeva di non averne la statura, ma insomma diventa Presidente del Consiglio, però diventa Presidente del Consiglio con il voto dei Missini e a quel punto impazzisce, nel senso cioè che pur avendo fatto un discorso, i pezzi che ho letto del discorso che lui fece al congresso di Firenze, la DC, era un discorso di un certo spessore, in cui c'era il senso della medicina a sinistra, cioè lui perde tutto questo e mette in piedi una rappresentazione di tutt'altro tipo, cioè che c'era un pericolo comunista alle porte, che le manifestazioni fatte dai comunisti avevano l'obiettivo di far cadere il governo, una presa del potere dei comunisti per via violenta, eccetera. Insomma, costruisce tutta una teoria, diciamo così, che dà ragione alla permanenza del governo, ma in una chiave assolutamente opposta a quella per cui era nato, e i Missini si buttano a tuffo in questo. Anche lì emerge la stupidità dei Missini, perché a loro riesce un colpo di proporzioni gigantesche, cioè riescono finalmente a essere determinanti su un'operazione politica. Non hanno, come dire, il senso politico di capire che era un risultato tale che andava in un certo senso stabilizzato, smorzando le cose, non accentuandole. Invece questi idioti vanno a fare il congresso dell'MSI a Genova e Sì, poi però via via lo caricano di provocazioni sempre più nette, sì. Ecco. facendolo presiedere da uno che era stato il Gauleiter fascista nel Ecco, però periodo della questa protesta, che aveva cosa, fatto ammazzare la sì, Zeller, allora, eccetera, questa eccetera. cosa di Basile, questa cosa di Basile, di Carlo Emanuele Basile, che avrebbe dovuto presiedere il congresso del Movimento Sociale Italiano, era una cosa vera o una cosa che si era inventato Pertini in un intervento? No, era vera, ci stanno tutte le cose del secolo d'Italia che si mettono a sottolineare che Basile avrebbe presieduto. No, no, cioè, loro Guarda, comunque c'è una cosa che, insomma, molti storici dicono che non fosse vero, ecco. insomma, quello che ho letto io è che nel secolo d'Italia
nel Sogno d'Italia c'è articoli di Basile, poi si dice che Basile avrebbe presieduto e così via. Poi, dunque, non posso dirti una cosa? Non posso dirti. Andando a controllare la fonte. Va bene, io... Comunque, okay. Lì però si mette in moto un ingranaggio che nessuno, da destra né da sinistra, ha previsto in anticipo. Questa è un'altra eterogenesi dei fini. All'inizio lo stesso PC e i socialisti non è che danno una grande importanza a quello che sta avvenendo e così via, è che poi il tutto si carica e emerge l'imprevedibilità delle reazioni popolari, quella che poteva allora non sarebbe mai convenuto convocare un congresso in una città del nord, visto che avevano ottenuto un gran risultato, qual era quello di essere determinanti per la formazione di un governo, loro avrebbero dovuto consolidare il risultato o non farlo per niente. Il congresso, se dovevano fare un congresso, lo potevano fare a Roma, lo potevano fare a Napoli, lo potevano fare insomma al di sotto della linea gotica, in modo tale da non provocare reazioni di quel tipo. Poi lì c'è un'altra realtà, cioè si mette in moto una contestazione che va molto al di là delle previsioni, dei lavori, delle cose del Partito Socialista, del Partito Comunista e così via. Emerge che una botta molto forte viene data da Pertini con un discorso che viene a scatenare delle cose che una parte di persone aveva dentro da quando c'era stata la resistenza. Si mette in moto un ingranaggio da una parte e dall'altra che nessuno ha costruito rigorosamente dall'inizio. Poi, certo, quando si scatena tutto questo casino, Tambroni lo cavalca. Tambroni lo cavalca e viene meno ad una delle regole di fondo dei democristiani, che è quello della mediazione e quello di smorzare le tensioni. Cioè lui mette in moto un meccanismo che anzi le tensioni le accentua tutto quanto e poi si rivolge alla faccia peggiore della polizia. Tra l'altro emerge, dalle cose che ho letto, che a Genova i carabinieri si distinsero perché non si buttarono a capofitto nella contrapposizione, furono dei reparti della polizia che lo fecero, eccetera. Quindi si mise in moto un meccanismo non controllato e non ipotizzato da nessuno. Però sia Gronchi sia Tambroni fecero mille errori politici, e per altro verso però quello che emerge è che molti errori li fece anche Moro, perché Moro non stroncò subito la cosa. Moro giocò, mentre Fanfani, che pure aveva avuto dei rapporti di corrente personali con Tambroni, capì la negatività della cosa e fu fin dall'inizio il contrario. Moro cercò di smorzare, insomma, la segreteria della DC fu un vuoto politico per lui per molti giorni, e il vuoto politico della DC fu tutto, della segreteria della DC fu tutto riempito da Tambroni, dal suo ministro degli interni, Spataro, anche lì una cosa singolarissima,
perché Spataro era la quintessenza della storia popolare della DC e così via, si buttò al campo tutto in questa avventura, ma insomma la DC venne meno a una costruzione politica che era di De Gasperi in primo luogo e peraltro verso anche di Moro, Fanfani, Dossetti e così via, un partito di centro che si contrapponeva al PC ma su una linea di mediazione, e invece diventò un partito di centrodestra con un rapporto strettissimo con l'MSI che mai era stato utilizzato. La DC utilizzò l'MSI, ma da Roma in giù negli enti locali, ma mai su una dimensione nazionale. Era molto forte la consapevolezza che sì, c'era stato il voto del 18 aprile del 48, ma che c'era una sinistra, un PC, un PSI molto forti, e che quindi il cane non andava affatto svegliato, anzi andava tutto smorzato. Però quello che io vorrei aggiungere è un altro dato, e cioè che da quella maledetta inghippo si uscì fuori perché precedentemente, dal 1957, il Partito Socialista aveva costruito un'altra linea politica, andando a un urto durissimo con il Partito Comunista, a un urto durissimo con i franchisti e i carristi all'interno del Partito Socialista. Se non ci fosse stato quello che Nenni, Riccardo Lombardi, gli autonomisti del PSI, poi il lavoro programmatico che Lombardi e Giolitti avevano fatto con gli Amici del Mondo, se non ci fosse stata una costruzione politica che era avvenuta non d'accordo con il PC, non d'accordo con tutto il PSI, ma contro il PC, contro una parte del PSI, e nel 1960 ci si trovava in un inghippo maledetto, perché non c'era a disposizione una situazione, voglio dire, che consentiva a Moro, a Fanfani, insomma il grosso era DC, di dire stronchiamo Giambroni perché possiamo costruire gradualmente un altro sistema di alleanze che nell'immediato è un monocolore DC con Fanfani, ma che ci porta ad una situazione diversa con i socialisti chiaramente distinti dai comunisti. Questo è una cosa che molte rievocazioni che ho letto del 60, alcune anche sul Riformista, e domani o dopodomani dovrebbe essercene una anche mia, questo trascurano. Si uscì da quella stretta fortunatamente per quello che avevano fatto gli autonomisti e PSI, gli Amici del Mondo, e anche poi Ugo La Malfa, lo stesso Saragat, eccetera. E se ne uscì anche che il PLI, Malagodi, eccetera, pur avendo una posizione contro il centro-sinistra, erano altrettanto netti contro l'MSI e contro i democristiani avventuristi che si infilavano in cose del genere. Questo pezzo di storia non è stato messo molto in evidenza nella ricostruzione di quegli anni, ma se non c'era questo retroterra politico, ripeto, costruito dal ventesimo dalla reazione socialista al ventesimo congresso del PQS, e specialmente alla rivolta d'Ungheria che portò alla rottura tra il PSI e il PC,
Non c'era una via d'uscita. Poi, per carità, voglio dire, Togliatti era Togliatti, cioè non era uno scemo, insomma. Però sì, certo. Però scusami, posso dire una cosa? Allora, nel 60 è successo quello che abbiamo visto, però insomma c'era poco da scendere in piazza, perché l'anno prima, in quelle stesse settimane, cioè il PC era alleato con i Missini in Sicilia, con quel governo dove c'era questa grande ammucchiata, dove era esclusa una parte della Democrazia Cristiana, che era il governo Milazzo. Cioè, allora, scusami, come possiamo diciamo accettare il fatto che la gente andasse a morire in piazza mentre in Sicilia erano tutti alleati? Cioè, c'è questo elemento, ci può essere questo elemento? Sì, ma certo, ma non c'è dubbio, però la cosa milaziana era proprio una operazione, diciamo così, che era stata anche benedetta da Togliatti, non è che Togliatti, come no, benedetta da, vabbè, Manicella, ripeto, Togliatti nel bene e nel male non era uno schematico come Berlinguer. Io ho una lettura della storia del PC un po' diversa da quella corrente. Togliatti era certamente molto legato all'URSS, ma non era un giustizialista, non era uno che cavalcava le questioni morali, fece l'amnistia anche per i fascisti. La complessità, io non so se Togliatti si infilava in una cosa sulla questione morale, se nessuna trattativa per Moro e tutte queste robe qua che Berlinguer ha regalato all'Italia, determinando secondo me dei danni che da allora sono arrivati fino ai giorni nostri. Togliatti era per un verso uno stalinista integrale, per altro verso un cinico, e per altro verso uno che aveva una consapevolezza della complessità della storia di questo paese, e quindi lui si batté contro Nenni, cercò di averci nel PSI sempre una realtà lì subalterna, però poi quando Nenni vinse la partita e fece il governo, il primo governo del centro-sinistra del 63, incontrando la Buvette, gli disse: beato te che non comincia a far politica, mentre io sono costretto a far propaganda. Sembra anche che quando ci furono i risultati del 18 luglio del 48, con tutti che si mettevano le mani nei capelli, lui disse: beh, ma non tutto il male viene per nuocere. Uno, perché aveva messo sotto finalmente il PSI, che nel 46 invece aveva sopravanzato il PC, ma che con la idiozia di Nenni, di Morandi, facendo il frontista. Due, perché insomma sì, aveva vinto Di Gasperi, ma non è che c'era la guerra civile, insomma. Dobbiamo leggere in un modo diverso da quello che i propagandisti e gli schematici di vario tipo, specialmente poi quelli peggio di tutti, cioè i ragazzi di Berlinguer, leggono la storia dello stesso PC e la storia d'Italia di questi anni. Senti, volevo chiederti questo: secondo te come si era comportato? Come si comportò Pertini in quel frangente? Come si comportò Pertini in quel frangente durante la crisi del governo Tambroni? Fu tra quelli che soffiò di più sul fuoco, provocando anche quei grossi movimenti di piazza? Cioè, se non ci fossero stati alcuni suoi interventi, ci sarebbero stati meno, insomma, meno morti? È difficile rileggere la storia. E Pertini in alcuni momenti è stato un uomo di totale rottura, se non ricordo male, perché se non ricordo male fu determinante quando c'erano le trattative dal cardinale Schuster, no? Prima del 25 aprile, insomma, le trattative
dal cardinale Sinzari, in cui c'era da un lato Mussolini e dall'altro lato il CNNA e così via, e lui arrivò a un certo punto e dando le scandescenze nei confronti di Mussolini, di cose eccetera, e sembra che questo, ascoltato da Mussolini, spinse Mussolini a abbandonare le trattative e poi andare in bocca al lupo, uscendo dalla prefettura e incanalandosi per l'avventura successiva che poi lo portò a morire. Insomma, era una grande figura di demagogo, diciamo così, e quindi in una situazione così tensa, oggi rileggere il suo discorso, quello era una bomba di idrogeno, insomma, in una realtà che era fatta poi da lì. C'è emerso che c'era una parte del PC che imputava a Togliatti eccetera di non essere finito. Ecco, noi ci sparano a noi perché noi non abbiamo sparato a loro, quindi figurati che bella poi che sarebbe andata a finire. Ma insomma, per una materia incandescente, c'era una parte del PC che insomma era nostalgico della linea secchia, c'era una parte di operai che lo aspettavano, di Camalli eccetera. Si scatenò una componente giovanile nessuno riusciva a controllare. Sì. E poi Genova è un posto complicato, insomma, sì, che l'ha dimostrato anche quando c'è stato il G8, insomma. Sì. Senti, a parte, allora, dunque, volevo chiederti questo. Allora, tu avevi 20 anni all'epoca, no? Allora, volevo chiederti se tu avevi partecipato alla manifestazione di Porta San Paolo, dove venne ammazzato un poliziotto. Se tu ti ricordi la genesi di quella manifestazione, se c'è... No, non mi ricordo, guarda, mi ricordo pochissimo. Io non partecipai, io stavo, a presidiare non so quale sede socialista eccetera, e poi ci arrivò la voce, insomma, il conto al corpo di questo, credo che stavo alla federazione del PSI. No, ho capito. Senti, un'ultima cosa, tu ti ricordi che cosa pensasse la Chiesa, il Vaticano di quello che stava succedendo? Ma il Vaticano si è comportato malissimo, perché una parte del Vaticano era... Ti fava per Tambroni? Era per Tambroni, era contro l'apertura a sinistra, cioè Tambroni cavalcò anche questo. Non il Papa, che si trovava in un enorme imbarazzo, ma c'era tutto un bel gruppo di cardinali, poi punti di riferimento italiani, siri, eccetera, che erano di reazionari fottuti. Sì, però diciamo Giovanni XXIII. Tra l'altro, riguardando un po' di cose di quegli anni, poi mi ha colpito molto che ho ritrovato uno che poi di cui sono stato grande amico, ma che era allora un fottuto reazionario, cioè Don Gianni Baggio e Bozzo, fece una rivista, l'Ordine Civico, se non ricordo male, tambroniana, e che era scatenata sull'interpretazione più estremista del tambronismo, poi la acculturava. Certo. Poi Baggio Bozzo poi ha scritto una bellissima storia dell'apertura a sinistra della DC, stupenda, ritirando fuori materiali culturali, di dossetti, di cose eccetera. Ma allora era un centro reazionario, ecco. Ma Giovanni XXIII era altra cosa, ma c'aveva tutti, ma non controllava affatto i cardinali, questa è la storia. Certo. Ti volevo chiedere una cosa, secondo te, no? Sappiamo che poi a Tambroni il suo successore è stato Fanfani, no? Col quale poi i due ebbero uno scontro nel novembre del 60 in aula a Montecitorio, perché Tambroni
presentò un'interrogazione al Presidente del Consiglio su che cosa si poteva fare per fermare il pericolo comunista. Anche questa fu una cosa, uno scontro epico. Allora, chi aveva il background più fascista tra Tamburroni e Fanfani? No, attenzione. Allora, Tambroni è un maledetto provinciale. Fanfani, ho capito quello che tu ti riferisci, cioè Fanfani quando era professore universitario, eccetera. E Fanfani combinò insieme una interpretazione, diciamo così, della dottrina cattolica in una chiave corporativa, per cui ci fu una componente fascista in Fanfani, ma Fanfani già negli anni 30 andava oltre, perché c'è in Fanfani, io mi sono riferrato perché il mio primo libro, fatto a 23-24 anni, è intitolato Il pensiero economico cattolico, e tra questo c'è una ricostruzione di Fanfani negli anni 30 e 40, lì fu studiò il New Deal, cioè è un mix insomma, nell'Università Cattolica del Sacro Cuore c'era di tutto, c'era Olgiati che era un clerico fascista, e Fanfani era un mix, ma in Fanfani c'è uno studio dell'economia e insomma, come dire, l'autonomia della politica dai grandi gruppi economici, tant'è che poi quale fu la una delle differenze rispetto a De Gasperi, eccetera. Adesso banalizzo e schematizzo in un modo eccessivo. De Gasperi aveva consegnato la politica economica per molti aspetti a Einaudi, in una dimensione liberista. E anche il finanziamento della DC avveniva da una parte e l'altra americani, dall'altro lato l'altra Lombarda, Confindustria e così via. E in Fanfani ci fu proprio nei fanfaniani la cosa che la DC doveva essere finanziata dall'impresa pubblica perché doveva essere autonoma dai grandi gruppi industriali. Quindi insomma in Fanfani c'è una complessità molto rilevante. Non a caso è con Fanfani che si fa la nazionalizzazione dell'energia elettrica. Fanfani e Riccardo Lombardi per certi aspetti si intesero pure su un termine di un riformismo abbastanza avanzato, insomma, la figura di Fanfani è molto molto complessa. Poi c'è un ritorno integralista che lo portò alla disfatta quando raccolse la richiesta della Chiesa di guidare la lotta contro per il referendum sul divorzio. Ma anche lì, sia Fanfani che il gruppo dirigente del PC ritenevano che c'era una maggioranza nel paese che era cattolico integrale. Io mi ricordo io allora ero quando ci fu il referendum per il divorzio nel 74, io ero responsabile stampa e propaganda del PSI, è stata la mia più bella esperienza perché ho fatto tutta la campagna rigorsista. Ma io mi ricordo, poi anche ero sempre giovane, eccetera, che venivano in primo luogo Bufalini, che venivano i dirigenti del PC che ci guardavano dall'alto in basso, ci consideravano un gruppo di giovani socialisti, massimalisti, scriteriati, in mano a pannella e così via, che ci dicevano ma questo si perde sicuramente, cerchiamo di fare un compromesso per evitare una disfatta, voi non vi rendete conto che cos'è il profondo della società italiana. Invece loro non si rendevano conto che la società italiana era molto cambiata nel frattempo. Va bene, io ti ringrazio molto della tua disponibilità per averci un po' ricordato i fatti di quell'estate del 1960. Ringrazio e del governo Tambroni, ringrazio Fabrizio Cicchitto.